Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Valentino Rossi The Game. Allora ragazzi, stamattina abbiamo, scusate la faccia ragazzi, il sonno, ma è prestissimo, sto facendo i video per quando dovrò partire, quindi questo video lo vedete mentre io sarò in vacanza. Allora abbiamo il a Misano, vedete, abbiamo un evento della Valentino Rossi Academy che farò senza farvi vedere e poi abbiamo il Gran Premio di Silverstone e il Gran Premio di Misano, ragazzi. Quindi comincio subito con l'evento dell'Academy senza farvelo vedere però. E quindi ragazzi, dopo aver fatto l'evento, andiamo a Silverstone, ragazzi, Gran Premio per il Moto Mondiale. Eccoci ragazzi, come vedete il tempo è nuvoloso. Chissà se pioverà. Speriamo di no, ragazzi, perché sul bagnato non ci abbiamo mai guidato. Credo comunque che è molto molto nuvoloso, come vedete, quindi credo che alla fine qualche goccia d'acqua ce la farà. Circuito molto lungo, sono quasi 6 km, 5.900 metri, ragazzi. Qualche giro per prendere un po' di confidenza col tracciato. Ok, ragazzi, Binder sicuramente qui cercherà di darci una bella zampata per rimandarci un po' indietro. L'ha fatto già la gara passata, ci ha preso 5 punti, siamo a 25 punti. Si sta per concludere il primo giro, ragazzi. Siamo sul rettilineo. Sarà un po' un disastro il primo giro, è stato praticamente più fuori che altro. E quindi vediamo se in questo secondo giro riesco. Sicuramente cercherò di migliorarmi. 2.19.8, come vedete, il primo giro è tantissimo. Ragazzi, siamo quarti. Ho fatto qualche giro, siamo quarti a 4 decimi da Binder. Binder, in questo circuito ragazzi corrono come matti, a me non piace per niente, non riesco proprio a trovarmici. Non credo che riusciremo a fare meglio di questo. Ok ragazzi, vediamo, 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 2.17.7.60, sono un po' migliorato ragazzi, mi sono un po' migliorato. Credo che non potrò fare meglio di così, ragazzi, quindi me ne torno ai box. Ho girato quasi 20 minuti, ragazzi. Vediamo, vediamo un po'. Qualifica. Mandiamo avanti il tempo. Siamo terzi per ora, siamo ancora terzi. Vediamo Binder, Fenati, Banana. Ok, ragazzi, terzi. Prima fila. A me non dispiace, ragazzi, a me va benissimo la prima fila. Binder va velocissimo, sia Binder che Fenati in questo circuito, ragazzi, vanno velocissimi. Dobbiamo cercare di essere bravi e mantenerci nella loro orbita durante la gara, essere lì attaccati per poi provare a trovare una curva dove riuscire a passarli. Se saremo dietro, se saremo avanti, forse sarà ancora un po' peggio, perché proveranno a passare da tutte le parti, ragazzi. Già li vedo. Ok ragazzi, vediamo, si accendono le luci e ora si spengono e partiamo. Ok, mi sembra che siamo partiti un po' più veloci. Sì, un po' più veloci di Fenati. Poi. Ok ragazzi, la moto pattina una cifra verso l'esterno, è anche normale sul bagnato. Fatto è che io non ho mai guidato sul bagnato, finora è la prima volta che ci capita e quindi. La vedo molto brutta questa gara, ragazzi, eh. Per me ce l'hanno una legna che sa ricordiamo finché campamo. Forza, 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 dai ragazzi, dai. Dai. Lotta fra me e Binder. Vediamo, 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 vediamo. Guarda quanto corre sto maledetto, sta a provare pure. Attenzione, attenzione, siamo andati un po' larghi, però non fa niente, siamo sempre lì attaccati a Binder, ragazzi. Guardate che botta che ci hanno dato da dietro. Questa
questa gara, ragazzi, la vedo molto dura, anche perché poi se faccio queste cavolate, come vedete, non riesco bene a controllare la moto sul bagnato. E quindi loro sono molto più veloci, ragazzi, mi stanno passando piano piano un po' tutti. Vediamo se riesco con questo curvone a recuperare qualche posizione. Siamo sesti, ragazzi, siamo sesti, abbiamo tutti i più forti davanti praticamente. Siamo andati troppo larghi su questa curva, ragazzi, ci hanno passato in 2000, siamo decimi. Ragazzi, la vedo brutta, oggi la vedo brutta. Binder si riprenderà buona parte del mondiale. Attenzione, attenzione, ragazzi, sono andato troppo lungo. Sto facendo una gara bruttissima, ragazzi, non mi sta piacendo, ma lo sapevo, lo immaginavo. Sul bagnato non avevo mai guidato e quindi me lo sentivo, ragazzi. Comunque abbiamo recuperato qualche posizione, ragazzi. Niente, non credo che potrò andare sopra la decima posizione, ragazzi. Non credo vivamente di poter andare sopra la decima posizione, la vedo dura. Anzi, adesso come adesso arrivare decimo forse sarebbe anche un ottimo risultato. Certo, Binder prenderebbe molti punti, ragazzi, ma purtroppo non posso fare niente. Vedete come pattina la moto in uscita, sono uscito velocissimo col gas aperto a manetta e la moto non riusciva a trovare la stabilità. Vediamo, vediamo, vediamo adesso su questo curvone e poi su quella dopo. Qui arriva un po' lungo e infatti all'interno mi hanno ripassato. Ora vediamo un po' su questa. No, ragazzi, sono uscito lunghissimo e poi la moto pattina da morire. Ragazzi, sto facendo schifo sul bagnato, sono ventesimo. Mi ero rifatto un po' sotto, ragazzi, ma poi niente, è andata malissimo, è andata malissimo. Me lo sentivo, ragazzi, questa gara era partita male dall'inizio. Era partita male già dalle qualifiche, non riuscivo a trovare. Le traiettorie giuste, non riuscivo a trovare il feeling con la moto. Parlo come motociclisti esperti, ragazzi. Niente da fare. Siamo ventunesimi, un disastro, un disastro. Vediamo se in quest'ultimo giro, ragazzi, riusciamo almeno a migliorare la posizione di due o tre posizioni, non dico tanto. Invece mi sa che ne perderemo altre, perché questi dietro ci si stanno attaccando come una gozza. Perfetto, bravo, ok. Dai, dai. Abbiamo recuperato due posizioni. Vediamo, vediamo, ragazzi, almeno 17esimo, 16esimo, vediamo un attimo che cosa riesco a fare, ma la vedo molto dura, ragazzi, non credo che ci riuscirò, anche perché poi loro sui rettilinei vanno che sono, è un amore, mentre invece ok, niente da fare, 20esimo di nuovo. Cioè, sta questo mi sta proprio sulle palline. Ora 21esimo, te ne vai a fanculo dietro. Niente, ragazzi, un disastro sta gara. Questa gara è un disastro vero. Un disastro proprio. Non mi sono piaciuto. Diciamo che un po' il bagnato, un po' potevo comunque fare anche io molto meglio, eh. Allora, ragazzi, siamo sempre nella stessa situazione, ragazzi, ventesimi, con questo che ci tampona, la pioggia che non ha smesso un attimo.
Ok, ora l'ho ripassato. Qui ho frenato troppo tardi, però mi ci ripassa lui. E niente, ragazzi, 21esimi, se non 22esimi, se non ci sorpasserà nessuno dietro. Bruttissima gara, ragazzi, bruttissima gara, sia in sé che per il mondiale, ragazzi, 21esimi è brutto. Brutta gara, disastro Silverstone, ragazzi, disastro Silverstone, purtroppo. Vediamo un attimo, vince Binder purtroppo. E ragazzi, Binder se ne torna avanti a 50 punti, ci ha preso 25 punti Binder. Siamo tornati quarti nel mondiale, ragazzi, siamo tornati dietro anche a Fenati e Bulega e quindi non lo so, ragazzi, comincio a essere un po' più pessimista per il mondiale. Porca miseria, questa gara ci ha segato le gambe. Porca miseria, non ci voleva. Dobbiamo essere comunque, ragazzi, ottimisti per Misano, e a Misano voglio la vittoria. E quindi, ragazzi, ora ce ne andiamo a Misano, al circuito Marco Simoncelli, e vediamo un attimo di riuscire a mettere una toppa al disastro che è stato Silverstone, che è stata la gara precedente, ragazzi. Mi aspettavo una gara difficile, mi aspettavo che non sarebbe andato tutto come volevamo noi, ma non mi aspettavo un disastro del genere, ragazzi. È nuvoloso anche a Misano, ragazzi, speriamo che non piova pure qui perché altrimenti nel mondiale lo vediamo col binocolo. Ok, ci ha dato il comando manuale in un punto del cavolo. Spero vivamente che non piova più perché altrimenti un disastro. Ok, ragazzi, è partito il primo giro lanciato. A quanto siamo da Binder? Ah, un secondo e otto, mei coglioni. Allora ragazzi, stiamo andando, siamo noni e credo che qui va a finire. Non so perché, ma quando è nuvoloso non riusciamo ad andare veloci. Non so da cosa dipende. Purtroppo sono ignorante in questo contesto e quindi questo è il nostro giro migliore, non stiamo andando male, ma sicuramente non Binderel, lontanissimo. Eravamo a 96 millesimi all'ultimo intermedio, ma non so come mai io qui dall'ultimo intermedio al rettilineo perdo una marea di tempo. Non so come mai. Vediamo un po', ragazzi, quanto riesco a fare. 1,49,9 a 3 decimi sono quarto tempo. Non riusciamo a migliorarci, ce ne andiamo ai box e anche qui, ragazzi, prevedo una gara veramente veramente tosta. Ma andiamo avanti il tempo, ragazzi. Magari a partire quinti. E dai, partiamo quinti, ragazzi, non ci lamentiamo. Sarà dura, spero vivamente che Binder di nuovo primo. Spero che caschi, sinceramente, magari casca, ragazzi, perché se no la vedo brutta. La vedo veramente dura riuscire a fare qualsiasi cosa in questa gara e poi in prospettiva mondiale, ragazzi, la vedo dura. No, ragazzi, piove un'altra volta, un'altra corsa sulla pioggia. Porca, con la pioggia, un'altra gara sul bagnato, ragazzi, la vedo proprio brutta. Partiamo, ragazzi, partiamo. Ma tanto, ragazzi, gara sulla pioggia, io la vedo veramente, veramente dura. Non so perché. Sicuramente è tutta quanta una questione di abilità. Una mia bravura che manca perché non sono capace io, perché non è che c'è solamente da stare un po' attenti, gestire meglio la moto che pattina in uscita per via dell'aderenza che è più scarsa. Nel frattempo, ragazzi, siamo primi, eh? Siamo primi, vediamo quanto dura. Anche perché questi su sto circuito corrono come maledetti, per di più piove e quindi vedete com'è arrivato Binder? È andato là lungo, però era passato. E non solo lui, sono passati in 2000. Niente, ragazzi, ero fiducioso quando eravamo primi, là ho visto qualcosa di buono, questi già stanno andando via, ragazzi, già se ne stanno andando. Già se ne stanno andando.
e mi sono ripreso la prima posizione, ragazzi. Ho spinto via Binder, però sono andato lunghissimo. Non mi rientrava più in pista, porca miseria, ragazzi. Come vedete, anche in curva, ragazzi, quando si piega si va molto molto lunghi. Ok ragazzi, ma a me così va bene una gara così. L'importante è che io riesca a tenere sotto controllo Binder, stargli attaccato. Ok ragazzi, stargli o subito davanti o subito dietro. Non deve guadagnare tantissimi altri punti nel mondiale, ragazzi. L'ideale sarebbe che li guadagnassi io, però mi accontento anche di... fargliene guadagnare pochi. Ok ragazzi, abbiamo preso un po' di vantaggio, un po' di margine, ma anche prima avevo un po' di margine a questo punto, poi con questa curva lo avevamo perso tutto e lo perdiamo anche questa volta tutto il margine. Perché loro arrivano a quella curva, frenano tardissimo, poi vanno lunghi, ma riescono comunque alla fine a mantenere la traiettoria. Questa curva l'ho fatta molto meglio di loro, l'uscita un po' meno, infatti loro tagliando all'interno sono avanti. Come vedete ragazzi, Antonelli, Binder, scusate, prima Antonelli volevo dire, Binder non sta andando proprio anche lui una spada, una freccia su questa pista. Forza ragazzi, qui all'interno. Ok, mi sono piaciuto molto. Devo stare attento. Ok, gli ho chiuso l'interno. Sono andato pianissimo, ragazzi, ma gli ho chiuso volutamente l'interno della pista. Ok, questa curva non l'ho potuta fare veloce come volevo perché sul bagnato, ragazzi, saremmo andati lunghi. Questa anche. Ok, sono veramente attaccati, ragazzi. Finiamo il secondo giro in testa, come anche il primo. Questo mi fa fiducioso perché se io arrivo a finire il giro sempre in testa, magari. Perché non manca la fine? Perché no? Ok ragazzi, siamo in testa. Andiamo, 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 ragazzi, andiamo. Curva fatta malissimo, ragazzi. Che peggio non potevamo. Comunque sono a 7,50 dietro, ragazzi. Sono a 7,50 dietro Antonelli e Bastianini, quindi Binder ragazzi è almeno quarto. Su questa curva avranno sicuramente recuperato qualcosa come fanno sempre. Fatta male questa curva, ragazzi, fatta male, si sono avvicinati. Ora Binder è terzo, mi è sembrato di aver visto. Eccolo qua, infatti. Ok, ragazzi, mi stanno passando. Devo stare comunque tranquillo. Ok. Ora con l'aiuto di questo curvone lungo mi sono ripreso la posizione. E ho sbagliato, ragazzi. Questa curva per la prima volta l'ho sbagliata nel momento più importante della gara. Poi sono riuscito a riprendermi, ragazzi. Ok, Binder è tornato a essere quarto, Antonelli secondo, Bulega terzo. Siamo nella parte finale, ragazzi, del circuito. Ok, curva l'ho fatta troppo lenta, devo stare attento, ragazzi. Si sono riavvicinati, ora sta provando a passarmi Bastianini, ragazzi, sta provando a passarmi Bastianini. Non ce la fa, ragazzi, dovrei aver vinto io, se non sbaglio, dovrei essere primo, ragazzi, eh. Ce la dovrei aver fatta, vediamo un po'. Vediamo. Sì, ragazzi, ce l'ho fatta per 26 millesimi e Binder è sesto. Dai ragazzi, giro veloce di Locatelli, ma non ce ne frega niente. Vinciamo anche sul bagnato, ragazzi. Gioie e dolori in questo video. Ci siamo riavvicinati, siamo a 35 punti da Binder, ragazzi. Dai, dai, ci siamo avvicinati. Ci siamo riavvicinati di nuovo, ragazzi. Ora voglio lo sprint finale. Se non fosse stato per quel cazzo di Silverstone, quella gara di merda. Sarebbe andato, porca miseria, guarda, vabbè, quello che è stato, scordiamoci il passato. Vediamo un attimo, voglio solamente vedere, prima di salutarvi, ragazzi,
quali sono i prossimi appuntamenti del Moto Mondiale. Vediamo un attimo, eh. Ok ragazzi, prossima gara abbiamo Aragon sarà? Aragon, in Spagna, circuito molto lungo. Ok ragazzi, vediamo. Poi abbiamo il Moto Ranch, vabbè tanto questo non ve lo faccio vedere. Poi abbiamo Motegi, Giappone. Quindi abbiamo Aragon, Motegi, Phillip Island, Sepang e poi Valencia. 5 gare mancano ragazzi, 5 gare, abbiamo 35 punti, dobbiamo recuperare 7 punti a gara per pareggiare ragazzi, prima erano 4, meno, poco meno di circa 4 punti in media, ora sono diventati 7. Ok, speriamo che il tempo ci assista ragazzi, perché se non piove noi riusciamo a fare molto 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 meglio, anche se dipende anche dal circuito. Quindi ragazzi, ora basta chiacchiere, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!